Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati nei miei video di Chaped. Mi metto tra loro, solo che non sono più tristi, ma io sì. Allora, cioè, vabbè, il gioco più difficile del mondo, mi stavo scordando di dirlo. Quindi non lo faccio da un sacco di tempo e credo che la maggior parte di voi sappia anche il perché. Ma per chi non lo sapesse, state tranquilli, non starò qui a spiegarvelo, ve lo mostrerò direttamente, lo capirete da soli. Ok, avevamo scoperto di dover rifare tutti i boss che avevamo fatto in normale per poter concludere il gioco. Quindi l'ultimo di questa zona dovrebbe essere il clown, se non mi ricordo male. Ehi, che bello. Però perché c'ho questi attacchi? Sì, c'ho questi attacchi, che bello. Quindi andiamo. Sì, vai. Normale. Ok, ragazzi. Ah, voi non sapete quanti episodi non registrati di Chaped che ho fatto, in cui non sono riuscito neanche a fare a lui, quindi non sono andati postati. È molto triste la storia. Ok, mi sono un po' allenato prima di fare il video perché non mi ricordavo nulla e si sta notando già per... No, sentite. Ah, se devo perdere vite inutilmente così, no. Aio, ma dai, ma non, no, faccio schifo, ragazzi, niente. Oggi niente video, pure questo saltato, verrà saltato pure questo. Aio, non vale, di solito non si avvicina così tanto. Eh sì, vabbè, però... Scusate, ragazzi, mi sa che inizierò a tagliare. Ok, è caduto! Mamma mia! E dai, non si è neanche danneggiato! Ok, ok. Ragazzi, non ci credo neanche io. No, l'ho lanciato storto! Ma cosa? Mi ero scordato che si potevano lanciare anche storti quegli attacconi, e vabbè, sì. No, ragazzi, ragazzi, faccio schifo oggi. Sono fuori allenamento. Aspetta, ma io c'ho anche... No, sono stupido allora. Io c'ho questo attacco, anche quello che mira in automatico. Dai, sono stupido. Ok? Ora cosa c'era? Eh sì, ciao. Questo me lo ricordo. E preferirei non ricordarlo, onestamente, eh? Ok? Ok. Ok! Ok, l'ultima fase già, ragazzi! Ok? L'ultima trasformazione... Ok, qui mi sembra che cadeva, vero? Sì. Mamma mia che cadeva. Mamma mia, no, impazzirò. Già lo so che impazzirò. Già lo so che dovrò impazzire. Questa parte me la ricordo benissimo, ragazzi. E non era carina, mi ricordo questo. Ecco, questa era la parte che non era tanto carina. Già sono morto, vedete che non era carina. Però, per essere tra i primi tentativi, si promette bene. Lo so che dovrei impazzire, ragazzi, lo so. Non so dove guardare, davvero, dico, però. Attenzione, perfetto. No, schifoso! Mi potevo ammazzare con quello, eh? Io c'ho solo una vita, ora l'ho notato. Quindi potevo morire in quel modo, misero. Sarebbe stato un po' barone nei miei confronti. Però va bene. Forse dovrei cambiare mossa.
Attenzione. Mamma mia, che ho rischiato. Quanto ho rischiato. No, ho rischiato ancora. Ho rischiato ancora tanto. Ora morirò. Ecco, figurati. L'avevo previsto, però era troppo vicino ormai per schivarlo. Ok, ragazzi, in questo modo non si può fare. Cioè, io avevo usato su di lui il mega attacco, quello là. Eppure non è morto. La super mossa, quella esplosa, mamma mia. Quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione. Magari se cambiamo la super. Allora, c'era il fantasma gigante oppure l'invincibilità. Secondo me l'invincibilità è buona. Anche perché questo io non so quanto danno fa. Dovrebbe farne un bel po', ma non so quanto di preciso. Quindi io attiverei l'invincibilità per qualche secondo. Che non mi ricordo neanche se l'abbiamo fatto. Ma tanto, anche se l'avessimo già usata, non mi ricorderei come funziona. Quindi, bello. Potevo farlo con più di una vita. Due vite, sarebbe stato ottimo. Perfetto, guardalo che cade piangendo. Che poi come fa a trasformarsi? Cioè, vabbè, come fa ad essere lui? Ma a trasformarsi in questo modo non lo so come fa. Ok, ora! Ho usato all'ultimo proprio. Aio! Sì, vabbè, ma dimmelo quando succede, no? Dai. Ok, ragazzi, ho deciso di fare una run and gun, una qualsiasi, farsi delle monete e comprarsi un nuovo attacco più potente. Perché se no non ce la potrò mai fare, ragazzi. Quindi vai di attacchi potenti, vai di run and gun, vai di tutto, ma va bene. Questa run and gun l'ho fatta, stranamente sono riuscito a completarla. Io non le so fare le run and gun, già non mi posso comprare qualcosa di buono, eh? Porcroius Emporium, mamma mia. Non credo di averlo letto bene, ma ok. Benvenuto. Ben, mamma mia. Caffè, buono il caffè. Che cosa fa? L'emeter, mamma mia. Ok. Questo sarebbe perfetto. Aspetta, cos'è? Charge. Che si carica, tipo. Allora. Questo sarebbe perfetto, lo spread. Ma costa 4, quindi dovremmo fare un bel po' di soldoni, ragazzi. Quindi soldoni uguale cercare run and gun uguale morte. Ok, usciamo dal negozio del porco. Facciamo qualche run and gun. Sono proprio triste. Allora, questa è una run and gun, vai, vai, non so cosa sia, non lo voglio sapere, ma voglio concluderla. Devo concluderla. Ovviamente prendendo qualche moneta, se no non ho risolto nulla. La cosa è meglio non attaccare. Aio, aio. Come farò? Come farò? Ah, schifoso. Che pedo, dove spuntano? Forse li lancia il mago. Può essere che li lancia il mago i palloncini. Non ci avevo pensato proprio. Però non l'ho mai visto lanciarmeli direttamente. Non capisco perché attacco, però che. Mamma mia, schifoso. Ok. Oh. Ok, ammazzo lui. Perfetto.
Mamma mia, mi ero lanciato quando ancora non era morto. Quindi se non moriva era la fine per me. Non proprio, ancora ho 3 vite però. Per poco, per molto poco. Ancora ce n'è uno. Ok. Aiuto. Ok, è morto. Ragazzi, è morto. Ora dobbiamo solo saltare. Ora ragazzi, controllo immediatamente, ma proprio subito, se ho registrato finora. In caso non me ne frega nulla, non la rifaccio tutta sta parte. Non la rifaccio. Grado D mi va benissimo, lo sapete, mi va benissimo. Ok, ragazzi, scusate se ho saltato la parte in cui diceva Chopped, ma ho dovuto controllare se stava registrando. Ok, abbiamo 4 monete perfette per comprarci quell'attacco. Cos'è quell'attacco? Perché non ve l'ho detto cos'era. Se non sbaglio, è passato tanto tempo per ricordarmelo. Allora, quell'attacco cosa fa? Attacca 3 volte in uno, però ha un, come dirlo, una spinta minore, cioè short range, cioè il raggio d'azione minore. Ecco, perfetto. Lo possiamo comprare subito. Non compriamo per sbaglio qualcos'altro, proprio questo. Ok, proprio no, mi stavo cagando addosso di sbagliare. Intanto non è stato rinviato. Ti ho visto che hai guardato l'orologio schifoso. Intanto, come dire, ho visto che non è stato rimpiazzato, quindi forse rimangono solo queste 4 cose da comprare, ma spero di non dover arrivare fino a comprarle tutte, perché in caso significherebbe difficoltà maggiore. Tanto lo so che ci sarà quella difficoltà. Ma ok. Ok. Proviamo a battere il clown e poi per oggi basta assolutamente. Cioè, perché una run and gun vale come 2 boss, ragazzi. Non so se lo sapete, ma vale come 2 boss. Sono stupido, manco l'ho equipaggiato. Manco l'ho equipaggiato, cioè il mio cervello proprio si vuole scordare di giocare. Il mio cervello cerca di perdere tempo così non mi devo esercitare veramente. Eh sì, retrae. Vedi il mio cervello cosa fa? Questo è il mio cervello. Cerca di non giocare, cerca di fare di tutto per non giocare. Ora, ci mancava che sbagliavo e uscivo dal gioco intero. In caso era la prova finale quella. Ok, va bene. Va benone. Equipaggiamolo subito invece dello shot A. Però quello. Va invece dello shot A. Però, anzi no, allora, invece, allora, aspettate, invece dello shot B ci mettiamo questo nuovo, e invece dello shot A ci mettiamo quello che mira automatico. Ok. Sempre la super che ti rende immortale. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Forse. Allora, ancora non abbiamo provato. Ma ora mi sono accorto, prima ho sparato per sbaglio con quello, ma non mi ero accorto del fatto che il raggio d'azione è veramente corto. Cioè, con corto io pensavo, ah vabbè, più corto del normale. Non è solo più corto del normale, a quanto pare. Guardate qua quanto è lento. Cioè, pochissimo. Però dovrebbe fare più danno. Cioè, spara. Io avevo capito per tre, perché avevo guardato l'immagine più che altro, più che aver letto. Cioè, ho letto solo l'inizio, ho guardato l'immagine poi. Invece non spara per 4. Quindi è fortissimo, tipo. Fa il danno di 4 rispetto allo sparo normale. 4 volte il danno normale, diciamola così. Sì, l'avevo fatto. Schifoso quel drago. Ah, quanto mi ha fatto arrabbiare. Quanto mi ha fatto arrabbiare quel drago. Eppure lui non è da meno, eh. Però quel drago era molto più difficile di lui. Infatti non so neanche, non lo voglio sapere come ho fatto a batterlo. Anzi sì, come ho fatto sì, perché mi aiuterebbe molto in questo momento. Mi sembra che tenevo d'occhio tutto, 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 tutto. Non so come facevo.
Probabilmente ero diventato strabico per qualche secondo e sono riuscito a vincere. Però ok. Che è successo? Cos'è successo, ragazzi? Credo che mi sia appena crashato il gioco. Sì. Credo proprio sì. Io continuo a sentire... Oh, magari muore così a caso lui, no? Non credo, per il cheat, cioè... Credo che proprio mi sia crashato. Credo proprio che mi sia crashato. Cioè, voi non lo vedete in questo momento, ma a me spunta pure l'indicatore del ma... No, voi lo dovreste vedere il cursore. Mi sembra di sì, voi lo dovreste vedere. Che non dovrebbe spuntare mentre gioco. E ha pure la cosa, la clessidra. Ok, usciamo dal gioco. Non c'è stato bisogno, ragazzi, di uscire manualmente. Chaped.exe non risponde. Se si chiude il programma è possibile che vengano perse alcune informazioni. Che ti posso dire, gioco? Devo chiuderlo, perché tanto lo so che... Se, cioè, ragazzi, è una trappola a tendere. È una chiarissima trappola a tendere nei videogiochi quando crashano. Ok. Ok. Allora, mi è crashato il gioco, ora controlliamo subito. Ok, abbiamo ancora almeno questo. Se perdevo i soldi e la mossa, perdevo tutto, magari anche i salvataggi, tutto. Tornavo dall'inizio del gioco, mi arrabbiavo. Lì potevo seriamente arrabbiarmi. Però, ok. Andiamo in normale, riproviamo qualche volta, poi mi arrendo. Però no, questo almeno, questo video, sono sicuro che verrà postato, tranne se non succede qualcosa. O se mi esplode il computer non verrà postato. Ma so che probabilmente verrà postato, quindi in ogni caso potrò concluderlo così. E che volevi fare tu? Ah, io! Perché ho preso... Maledizione, c'era... Eh sì! Senti, mi ammazzo io. Toh, non mi hai ammazzato tu, mi sono ammazzato io. Toh. Eh? Eh? Ora devi piangere. Perché non mi hai ucciso tu. Non mi hai ucciso tu. Eh sì! Corro, corro. Ok ragazzi, mi arrendo per oggi. Per oggi, pagliaccio, ricorda che io ti tengo d'occhio. Ricordalo. Prima o poi morirai. Comunque mi arrendo. Perché non si può fare così, non si può giocare. Quindi, direi che per oggi possiamo... Direi che per oggi possiamo concludere così il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi, perché da Fabrics Gamer è tutto. Ciao, ciao! Metto con voi.